Ben ritrovati, siamo in compagnia di Daniel Perez. Prima sconfitta interna per l'Hungaroro Basketball, arriva questa sera al cospetto della Fulgo Romegna, forse troppo forte, anche se per la verità dopo un primo tempo in cui Romegna è vero che ha dominato, l'Hungaroro ci ha creduto nella seconda parte, è arrivata a un passo, è sempre mancato qualcosa però per completare la rimonta. No, noi ci credevamo dall'inizio. Purtroppo con queste squadre qua che sono ben attrezzate, devi giocartela 40 minuti forte. Abbiamo fatto purtroppo un primo tempo un po' in difesa, a subire un po', e siamo andati a riposo sotto di 14, che contro una squadra così 14 punti comunque sono tanti, anche recuperarli, no? Poi alla fine siamo arrivati a meno 2, se non mi sbaglio, nel secondo tempo, però partendo sempre da dietro, cioè mettendoli in difficoltà con la nostra difesa e partendo in attacco. Però come ti ho detto, queste partite contro queste squadre forti che vogliono vincere i campionati servono 40 minuti tosti. Vabbè, noi ce la mettiamo sempre, anche davanti al nostro pubblico volevamo la vittoria fino alla fine, cioè l'entusiasmo credo che non sia mai mancato alla fine. Però è dura perdere, è dura. Oggi siamo andati in difficoltà proprio totale, anche a livello di alcuni fischi, così però siamo rimasti lì, dai, nel senso che ce la siamo giocata alla fine. Purtroppo l'hanno avuta meglio loro e complimenti a loro. Certo, e nonostante appunto la rimonta finale poi è mancato ancora qualcosina, ma l'Hungaroro ci ha provato. Ti chiedo invece una battuta, dal punto di vista fisico, come stai dopo l'infortunio alla caviglia che hai avuto, qualche problema fisico, adesso stai rientrando, come stai in queste ultime partite dove purtroppo però sono poi anche arrivate queste due sconfitte? No, fisicamente sto migliorando, nel senso non sono ancora al 100%, però sto bene, cioè riesco a stare in campo bene. Poi se tiro bene, tiro male, quelle sono cose tecniche che vanno a parte, nel senso, però fisicamente ogni settimana che passa sto sempre meglio e sto recuperando bene, sono seguito cioè, benissimo, quindi ci siamo. Perfetto, quindi condizione fisica buona, non vediamo l'ora di tornare alla vittoria. Grazie mille intanto e complimenti. Certo, Grazie. a voi. Ben ritrovati, siamo in compagnia di Coach Acomuzzi. San Bernardo Abete alla prima sconfitta interna contro un Omegna che forse nel primo tempo sembrava più forte, poi in realtà in tua assenza nel finale c'è stata una reazione. Sì, c'è stata una grande reazione della squadra dopo la mia espulsione. Me l'aspettavo, nel senso che alla fine, in realtà, quando andiamo sotto nel punteggio nel terzo, quarto, quarto, in casa perlomeno abbiamo sempre dimostrato di rientrare, spesso di vincere partite, quindi è stato, diciamo, un decorso della partita tipico della nostra squadra quando va sotto. È anche vero che oggi abbiamo giocato contro una grande squadra che ci ha messo veramente in difficoltà i primi due quarti, e poi quando siamo arrivati a meno due sul finale, però ha dimostrato di essere una squadra molto molto forte, non sbagliando più nulla, tipica delle squadre forti che sanno cosa fare e non sbagliano i tiri importanti nelle partite punto a punto. Quindi oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte di noi, va dato merito a questa squadra qua che è stata costruita per essere più forte di noi, ha giocato una buona partita ed è una squadra oggi più forte di noi. Con tutto questo bisogna dire che i miei ragazzi hanno fatto la solita partita, forse sbagliando qualcosina di troppo nei primi due quarti, ma poi tirando fuori l'aggressività, la voglia di lottare, che è quello che ho sempre chiesto loro. Quindi oggi non posso dire niente ai miei ragazzi, anzi, oggi hanno fatto una buona partita. Detto questo, ci dobbiamo preparare bene nei prossimi 2 giorni, perché a questo punto vogliamo andare a vincere a Varese, perché diventa fondamentale andare a vincere una partita fuori casa adesso. Certo, se la Paffoni allora si dimostra più forte questa sera, la San Bernardo Abet comunque si è dimostrata a sua volta competitiva con questa squadra forte. Allora, grazie mille e complimenti a Coach Comunzi, Grazie grazie. a voi.